Ciao ragazzi, buonasera in diretta alla Botteguccia dei Sigilli. Siamo arrivati all'episodio numero 9 e questa sera andiamo un po' in controtendenza, apparentemente almeno rispetto a quello che abbiamo trattato finora, perché sembrerebbe essere un argomento un po', diciamo, fuori dalle righe rispetto a quello che è l'impianto un po' dark, ecco. Gotico della serata con il Teo Crackapar qua alla Botteguccia su Ground Zero Channel. Questa sera parleremo di un gigante del cinema italiano, ma in realtà un gigante del pensiero. Approfitto subito per salutare Luca. Buonasera a entrambi, intendi le due personalità che ci sono dentro di me. In quel caso sono molte più di due e è un disastro qua dentro. Se intendi entrambi, io, Paolo, eccetera, vabbè, se intendi tutte le persone serie che ci sono alla Botteguccia, vedete serie, cartello originale, Anas, ti vogliamo bene. In ogni caso andiamo con la sigla d'inizio, ci rivediamo fra 20 secondi in diretta qua con la Botteguccia dei Sigilli e Paolo Villaggio. Ah, giusto, Lu. Giustamente, Lu, è vero, è vero, è vero. E Lu, tra l'altro, stasera mi ha detto che c'è una sorpresa, eh? Dopo vedremo. Buonasera, Clis. Buonasera a tutti. Marcello Cattaneo, buonasera, grazie per essere con noi. Ciao a Bruno. Questa sera che cosa trattiamo? Questa sera trattiamo Paolo Villaggio, quel demonio di Paolo Villaggio. Perché? Perché Paolo Villaggio è passato alla storia, quella anche Borus, perché Paolo Villaggio è passato alla storia, probabilmente suo malgrado, semplicemente con un personaggio che sembra essere anche troppo ripetitivo, Fantozzi, o l'alter ego Fracchia, che lui ha definito fondamentalmente una sorta di alter ego nevrotico di Fantozzi. Però il problema è che questi personaggi che cosa dipingono? Che cosa stanno a significare? In che modo ce lo dice Villaggio? In che modo avrebbe voluto dircelo dalle sue interviste del personaggio che era? Perché ho voluto chiamarlo demonio? Perché la satira, il cinismo, la violenza, diciamo, intellettuale di Villaggio e il personaggio di Villaggio fuori dai film non sono mai trasparsi, secondo me, in maniera sufficientemente completa nella storia del suo cinema e di tutto ciò che ha fatto, che non è solo cinema. Ciao Gnoma, tra l'altro, sempre super presente. Andiamo quindi subito con andiamo a incominciare, insomma, andiamo a incominciare. Via. Tra l'altro, questa sera ho la barba a polpo, ho una barba molto lovecraftiana. Una barba a polpo. Andiamo. Ecco, alcuni di voi avranno riconosciuto il fatto che, tra l'altro, ho messo in questa parte prima, insomma, le origini di Villaggio, un sottofondo musicale di Gaber, canzone Carlo Martello che Villaggio scrisse per Gaber, ne scrisse Gaber, scusatemi, per Fabrizio De André. Ho detto Gaber, li ho tirati in mezzo tutti, tanto va bene così, va bene anche Gaber in realtà, va molto bene. Soprattutto in Italia un certo tipo di nomi vanno assolutamente bene, così entro subito nella mentalità villaggiana, che è quella della serata. Se dici un certo tipo di cose, in ogni caso politicamente vanno bene. Altre cose non vanno bene perché rischi di finire. Vabbè, ok. Partiamo così, insomma, De André, un pezzo scritto, un testo scritto. La loro amicizia ovviamente fu una delle cose più segnanti della gioventù di Villaggio, si conobbero a Cortina. Ma questa sera io non ho
intenzione di fare una storia biografica importante del nostro personaggio. Nato a Genova nel 1932, vissuto e cresciuto durante la guerra, eccetera, 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 ha frequentato il liceo classico, poi si è iscritto a giurisprudenza e ha mollato e si è messo a fare il cabarettista sulle navi da crociera. Tra l'altro, la cosa bellissima è che c'è subito, vi ricorda qualcuno il fatto che io vi dica si è iscritto al liceo classico, poi a giurisprudenza l'ha mollata, poi se n'è andato in crociera, al di là dell'amico Fabrizio De André. Silvio, certo, esattamente, guardate un po', certo non il personaggio più vicino dal punto di vista politico al nostro amico Villaggio. Ma perché non voglio fare una grande biografia in realtà di Villaggio? Lui ha fatto una scalata, diciamo, al mondo dell'arte che è passata per gli ambienti più o meno classici del cabaret, è passata dagli ambienti della compagnia di teatro Mario Balistrocchi, che è una compagnia da cui uscì Carmelo Bene, per esempio, cioè, fece una scalata al successo, diciamo, abbastanza classica, che passò anche attraverso dall'essere impiegato in una ditta, la Co-Sider, una sottomarca della Ital Sider, in cui poi in qualche maniera incontrò alcuni dei personaggi che andò a stigmatizzare all'interno del personaggio Fantozzi. Ma la sua crescita dal punto di vista artistico passò da ambienti abbastanza classici sostanzialmente fino agli anni 50 e 60, quando poi venne notato da Maurizio Costanzo, che lo invitò, gli diede il consiglio di presentarsi a fare richieste, insomma, di fare cabaret al 7x8, noto cabaret romano, in cui riuscì a tirare giù dalle sedie anche personaggi come Tognazzi, insomma Alberto Sordi, per le sue gag principali, che furono poi quelle che andarono a creare i personaggi del professor Kranz, piuttosto che di Fracchia, Fantozzi, eccetera, e approdò fondamentalmente in televisione con Quelli della Domenica, con un programma che è già il primo punto fondamentale della carriera di Villaggio. Villaggio contestatore, Villaggio controcorrente, Villaggio rompicoglioni, Villaggio incredibilmente cinico, Villaggio che si inserì perfettamente all'interno del palinsesto di Quelli della Domenica, in cui apparirono anche Cocchi e Renato e una serie di altri personaggi, perché sostanzialmente era un palinsesto quasi a braccio, senza palinsesto, senza conduzione classica. Lui ebbe la conduzione di questo programma, e gli inizi furono con quel personaggio del professor Kranz, che lui poi utilizzò anche dal punto di vista vocale all'interno dei suoi film. Egli fu sostanzialmente consentita la possibilità di svariare, eccolo qua, nelle prime apparizioni al Quelli della Domenica, che poi appunto videro per esempio anche i nostri Cocchi e Renato, ma una serie di altri comici, un Villaggio insomma negli anni 60 che aveva un'immagine e una presentazione di se stesso, una gestione del palinsesto, una comicità surreale che era completamente fuori rispetto a quello che ci si sarebbe aspettato dopo, o meglio rispetto a quello che è arrivato dopo al pubblico, ecco, medio, che da un certo punto di vista è un po' un rammarico per Villaggio, e vedremo perché. Qui lo vediamo appunto con colui che prima ho chiamato Gaber e che invece è il nostro Fabrizio De André. Un Villaggio che tendenzialmente aveva questo tipo di immagine, un'immagine che era sostanzialmente pari a quella che era la sua capacità di andare ad aggredire la realtà, la pochezza della realtà, lo sviluppo del consumismo, lo sviluppo dell'uomo all'interno del canovaccio di una vita, del boom che stava dando sostanzialmente soddisfazioni a tantissime persone, ma rendeva pochissime persone dei tapini, come diceva lui, dei poveretti, che saranno quelli che lui poi presenterà con Fantozzi,
Buonasera Lollipop, e aveva un atteggiamento che era quello sprezzante, quello senza canovaccio, quello acido, di quei primi appuntamenti, insomma, di quelli della domenica, e poi una serie di altri programmi che fecero sostanzialmente da traino per il suo avvento al grande schermo, che avvenne tra l'altro con due film che sono sostanzialmente dimenticati oggi, e uno dei quali, tra l'altro, adesso vi farò vedere, è tranquillamente visibile su YouTube, e ve lo consiglierò in maniera eccezionale, perché l'altro è un po' più difficile da trovare, quest'altro invece è veramente bellissimo. Il punto cos'era? Lui stava andando a costruire un'immagine dell'italiano medio, servile, senza un obiettivo, nella vita che non fosse una sorta di pace coniugale, di pace del focolare, all'interno di una esistenza senza desideri, senza obiettivi, senza velleità di diventare qualcuno, e con come dire, la sicurezza che questo universo non avesse nessun altro a poterlo supportare tranne se stesso, ma la propria mancanza di velleità, quindi sostanzialmente un perdente assoluto, necessario, di fronte a quello che erano gli anni, la potenza della ricchezza degli anni del boom, di quelli che poi diventarono davvero i Berlusconi, eccetera. E lui mise immediatamente, al di là della comicità all'interno dei programmi come quelli della domenica, in cui faceva questo professor Kranz che aggrediva addirittura gli spettatori, li invitava, insomma, a partecipare ai suoi giochi, diciamo, da prestigiatore, da quattro soldi, con questo tono alla tedesca, che probabilmente gli proveniva dal fatto che la madre è stata insegnante di tedesco mentre il padre era un ingegnere. Lui approdò al cinema in maniera caustica, quanto è stato l'inizio del suo cabaret, quanto è stato l'inizio della sua avventura in televisione. Approdò al cinema con che cosa? Con qualcosa di veramente degno di nota, quando oramai era diventato il villaggio che io vi sto facendo vedere qua, un villaggio che dava tutte le promesse per diventare un attore drammatico a tutti gli effetti. Ed è approdato al cinema con qualcosa che non solo oggi è dimenticato, ma sembra quasi che voglia essere nascosto per qualche motivo che adesso potremo vedere. Accensione della cicca rituale, Luca e tutti quanti, eccoci qua, il terribile ispettore. Non esiste nessun film in Italia, almeno io ne ho visti un miliardo, mi reputo non dico, non voglio mai dire esperto, ma un grande amatore di cinema, e un appassionato, vado a ricercare anche soprattutto in quegli anni delle chicche. Questo film qua in particolare, che è uno dei due film che vede l'approdo di Paolo Villaggio al cinema, è un film sostanzialmente misconosciuto. Perché è misconosciuto? Come lo è anche il film di cui daremo due parole dopo, cioè Ide, che è sostanzialmente il suo film di esordio vero e proprio. Perché il terribile ispettore è praticamente dimenticato, quasi nascosto? Esiste su YouTube e lo potete vedere, perché è un film in cui un infermiere, anzi, neanche infermiere, e qui devo fare spoiler perché vi do almeno il succo di quello che è, un neanche infermiere, però fondamentalmente un arrogante, estremamente affascinante, bravissimo con le parole e mediamente intelligente personaggio dell'Italietta di quei tempi, senza neanche avere il diploma da infermiere, che cosa fa? Riesce, rubando una laurea, utilizzando la propria comunicazione, vezzeggiando, circuendo, stando vicino ai potenti, facendosi zimbello quando serve,
potente e urlando quando serve dall'altro punto di vista, a diventare sostanzialmente prima medico di controllo della mutua, poi diventa direttore della clinica, poi a un certo punto, quando scoprono l'inganno dopo che lui ha sposato una ricca, una rampolla di una famiglia ricca e massonica vicina alle frange del governo, quando scoprono che la sua laurea è finta, sostanzialmente invece che per evitare uno scandalo, invece che radiarlo e buttarlo fuori, sostanzialmente appoggiano la sua nomina a ministro della sanità. Vi lascerò scoprire se riuscirà effettivamente a diventare da neanche infermiere ministro della sanità in un film che è un caleidoscopio di schifezze, di piccole indegnità degli italiani, di adattamento e di sopraffazione, un continuo con un Pozzetto che non ha per niente quell'aria e quell'aura da perdente che avrà poi nel Fantozzi, nel Fracchi, eccetera, ma ha l'aura del piccolo italiano approfittatore e arrivista, neanche sborone come Calboni, no, il suo collega in Fantozzi, proprio un piccolo cinico arrivista che riuscirà a sostenere la parte fino in fondo, sposando una donna inguardabile, adesso con tutto il rispetto, e poi ovviamente avendo mille avventure extraconiugali, insomma una cosa incredibile. Guardatelo, perché è un film che, guarda caso, non viene mai citato, è dimenticato. Se voi andate a cercare Wikipedia, come si chiama, adesso non mi viene in mente, insomma, i siti, io ho guardato nei siti di cinema, non viene citato se non eventualmente all'interno di IBS, ecco, viene citato su Wikipedia e sugli altri siti principali o su tutte le possibili ricerche, non viene mai citato, mai. È un film che evidentemente rompe un po' i coglioni, come lo è del resto Eat It. Tra l'altro saluto adesso Mike, che è con noi, saluto Alessia, quasi come Speranza, l'altro faceva il bibitaro, quasi, però le facoltà, mi sa che Fantozzi in questo film però ha più Fantozzi, scusate, il villaggio ha più dimestichezza reale con la medicina. L'altro film è un film surreale, incredibile, si chiama Eat It, in cui sostanzialmente il direttore di una compagnia di carne in scatola decide di utilizzare una specie di mostriciattolo che si insinua all'interno del suo allevamento di mucche e gliene mangia via la metà, una roba anche qui lovecraftiana, gliene mangia la metà, una specie di uomo scimmia, decide di utilizzarlo nelle pubblicità per fargli mangiare la sua carne in scatola, fin tanto che non scoppia, poi effettivamente scoppia e il posto verrà preso da qualcun altro all'interno del film, e tutto ruota attorno all'utilizzo del marketing, al consumismo e alla produzione di questo cibo spazzatura. Anche qui è un altro film che, guarda caso, viene molto raramente citato. Questi sono i reali due film, e questi sono fra i pochi film in cui Villaggio interpreta veramente una parte puramente o drammatica o drammatico surreale, e sono delle perle in funzione di quello che arriverà dopo, perché tendenzialmente il vero clown, il primo vero clown italiano globale, come lo definirà Benigni, non era ancora arrivato. Chi più di Villaggio ha incarnato con maggiore maestria la cattiveria degli italiani? Grande Alessandro, grandissimo. Guarda, io, è il Ponz, è il nostro colui che ha fatto con me Settimo Potere, grande Alessandro, grazie per essere con noi. Lo dico a tutti, per chi non lo conosce, chi magari non ha mai guardato la rubrica Settimo Potere su Ground Zero Channel, andate a guardare le nostre puntate passate. Guarda Alessandro, ti direi sordi, perlomeno alla pari, però ecco, tu so che conosci anche le chicche di Villaggio, mentre Sordi è più, diciamo, a tutto tondo, ecco, però eccezionale. A questo punto il passaggio, passati questi due film che praticamente sono sconosciuti ai più,
arriva la parte, diciamo, più importante, perché arriva una collezione, cioè Villaggio incomincia a fare una collezione di tutti i suoi sketch in cabaret, i suoi sketch al Derby Club, frequentato negli anni 60, dove ebbe l'occasione di incontrare anche tutti i comici, da Abatantuono a Jerry Calà, a Cochi, Ponzoni, Renato Pozzetto, eccetera. Coloro che lavoravano con lui al 7x8 a Roma, lui incominciò a mettere assieme tutti questi sketch, soprattutto quelli relativi a quella che era stata la sua esperienza in ditta. Un'esperienza in cui la pochezza degli italiani, la piccolezza degli italiani, l'arrivismo, ma la volontà sostanzialmente di non andare mai a contraddire il potente, di non averne la potenza, di non di avere la cognizione sostanzialmente di non poterlo effettivamente fare, di essere destinato in una esistenza manichea praticamente, uguale dall'inizio alla fine, o bianco o nero, senza differenze di senza possibilità di modifica della propria posizione. Lui mise assieme questi libri che andarono a fare il corpus di quello che sarà effettivamente l'uscita editoriale nel 71 di Fantozzi, il primo libro. E poi, adesso ve lo faccio vedere, e poi quello che sarà nel 74, il secondo tragico Fantozzi. Questo era il primo libro, tra l'altro l'ho recuperato l'altro giorno, mentre preparavo la puntata. L'ho recuperato qua perché non ce l'avevo. Questo l'ho trovato in una meravigliosa rivendita di libri usati. Eccolo qua, veramente una chicca, bellissimo. Original 71, meraviglioso. E poi nel 74 il secondo tragico Fantozzi, in cui tutti quei personaggi prendono forma e diventeranno praticamente i personaggi tipici dei film che da lì in poi sostanzialmente faranno svellicare gli italiani e la maggior parte degli italiani, come ebbe a dire Villaggio, che era una persona nel privato estremamente dura e piuttosto cattiva nei confronti della possibilità di evoluzione, ecco, spirituale e culturale degli esseri umani in generale, particolare e particolarmente dell'italiano, quello che lui descrisse come una facoltà, ecco, quella di Fantozzi di non far sentire soli gli imbecilli, fondamentalmente. Queste sono cose che difficilmente trovate se non andate a cercare delle interviste, che tra l'altro su YouTube sono presenti, di Villaggio, delle piccole pillole, ecco, di intervista, perché altrimenti il vero pensiero di Villaggio, la vera motivazione, il vero personaggio che sta dietro a Fantozzi non lo troverete nelle descrizioni, ovviamente, della critica, che ha teso a voler mettere l'accento su quello che era la sua comicità clownesca, invece che mettere l'accento sul disastro sociale che effettivamente Fantozzi rappresenta. Avvenne l'incontro all'inizio degli anni 70 con un maestro della regia italiana, un maestro anche qui fin troppo sottovalutato ai tempi d'oggi, che è Luciano Salce. Luciano Salce è riuscito, insomma, a imprimere, grazie a Fantozzi, grazie a Fantozzi, grazie a Villaggio. Ecco, guardate quanto si è ovviamente per tutti noi stratificata e sovrapposta la posizione Fantozzi-Villaggio. Luciano Salce è riuscito, insieme a Villaggio, a costruire questo personaggio che Villaggio già intendeva essere un personaggio, come dire, la quintessenza della nullità, ecco, questo lo definiva lui, e con nessuna velleità di uscire dalla nullità. Con Luciano Salce si ebbe l'unione per andare a creare portare quella vena di ulteriore grottesco, surreale, cattiveria che forse mancava ancora, per quanto fosse ben presente nell'immagine che Fantocchi e Villaggio aveva scritto di questo personaggio, che originariamente era un suo collega alla Cossider, e lo vedeva più con tenerezza, a quanto pare, ai tempi, anche se già aveva in mente, insomma, il risultato finale. Con Luciano Salce si ottenne effettivamente, si fece il balzo
in quella che è stata una delle epoche più ricche della storia del cinema italiano e che oggi va vista con un occhio decisamente più aperto e un occhio più conscio in relazione a quello che siamo diventati. Ecco, non potevo evitare di mettere questa colonna sonora perché è quella che preferisco tra le colonne sonore dei film di Fantozzi. I film di Fantozzi sono tantissimi. Ovviamente per quanto mi riguarda vale la pena in particolare di parlare dei primi due, perché a parte che li conosciamo, l'idea è quella di parlare di quello che sta dietro a questa immagine, quindi fondamentalmente la creazione di Fantozzi, il primo, che come vedete la copertina è uguale a quella del secondo tragico, per quanto riguarda i libri, e poi quello che sarà il secondo tragico Fantozzi, entrambi regia di Luciano Salce, che con la sua abilità grottesca e con la sua abilità di affinamento della cattiveria ha ottenuto dei risultati magistrali. Fantozzi è un disastro umano. Fantozzi è un disastro umano perché non ha nessuna intenzione di cambiare. Sa che la società non lo appoggerà mai abbastanza, non lo difenderà mai. Sa che fondamentalmente il boom non è per lui. Lui, Villaggio, era conscio che Fantozzi avrebbe potuto far ridere, come dirà lui, anzi ve lo faccio vedere subito perché secondo me vale la pena, era conscio che potesse far ridere per questo motivo qua, che secondo me è di grande riflessione rispetto al tempo in cui stiamo vivendo. Il Fantozzi durante il boom, dove erano tutti a loro modo realizzati, faceva ridere. Adesso sinceramente l'Italia è un paese piuttosto povero. C'è gente che non lavora, che vive a casa con la nonna fino a 40 anni, giovani illetterati. Oggi Fantozzi è un sollievo per la solitudine. Oggi Fantozzi sono il 99% degli italiani. Ecco, questo sta dietro a quella che era l'immagine che Villaggio aveva dell'italiano medio e che voleva descrivere all'interno del personaggio, con tutte quelle che erano le macchiette aggiuntive, quindi Filini, il super organizzatore, Calboni, la rivista, la signorina Silvani, la bruttina arrogante doppio giochista, di cui lui è volgarmente e profondamente innamorato, fondamentalmente perché è totalmente insoddisfatto della propria vita. Che dire? Fantozzi è esattamente la rappresentazione della mancanza di volontà di emergere, non semplicemente la mancanza di possibilità di emergere, la mancanza di volontà di emergere. E in questo senso Villaggio, fra le sue interviste e quello che fu poi lo sviluppo del personaggio fuori dal cinema, si permise più volte di mettere il dito sul fatto che lui, nonostante quelle che erano le sue eventuali partecipazioni sociali e politiche, aveva una sorta di incapacità di sopportare il qualunquismo e la nullità all'interno dell'essere umano, la mancanza di volontà di emergere, la mancanza di volontà di applicarsi. Aveva un disprezzo totale per questo tipo di personaggio umano. Lui ha più volte espresso il fatto che era conscio che avrebbe fatto ridere, ha fatto ridere, non si aspettava questo tipo di successo, ma tutto sommato era sicuramente rassicurato dalla presenza anche del maestro Luciano Salce in regia, che tra l'altro era un dittatore di quelli importanti, non dico alla Kubrick, ma era un personaggio veramente duro in regia. E era più nell'ordine di idee che Fantozzi dovesse spiegare quello che effettivamente all'italiano mancava, quello che sarebbe mancato per decenni e che sarebbe andato peggiorando, così come abbiamo letto. In realtà ne è venuta fuori una macchietta che ha fatto ridere, 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 senza far riflettere più di tanto a tutti gli effetti. E lui, in parte, riuscì anche ad esprimere un pochettino di insoddisfazione riguardo a questa cosa, perché la sua posizione nei confronti dell'essere umano, in termini elitari,
e in termini di selezione quasi naturale o sociale dell'essere umano all'interno della società, insomma, era decisamente più esigente rispetto a quello che è stato il risultato. Sicuramente Villaggio, in termini propositivi di cinema, ha creato probabilmente la prima maschera universale italiana che fosse priva di qualsiasi tipo di influenza regionalistica, perché addirittura lui ebbe, secondo me, a buon conto, ebbe la capacità di paragonare la propria comicità assieme a quella di Gigi Reder, ovvero Fellini, la loro accoppiata come quella della più grande coppia, insomma, del cinema della commedia italiana, che ovviamente è la coppia fatta da questi due personaggi qua, Totò e Peppino, però perché lui diceva fondamentalmente era in grado di far ridere più Fellini di me, spesso e volentieri, ed eravamo in completa sinergia. Però qual è il punto? Il punto è che la comicità di Villaggio era una comicità assolutamente scevra da qualsiasi tipo di regionalismo. Quindi era sostanzialmente accettabile in ogni tipo di situazione in cui il potente mette i piedi sopra il debole, laddove il debole non vuole ribellarsi in nessuna maniera. Ed è, appunto, come lui ha detto, la quintessenza della nullità, un disastro totale. Vediamo anche Marcello, diceva che è successo... successo di Fantozzi era dovuto al fatto che l'italiano vedeva i difetti negli altri, ma in se stesso, e in Fantozzi riconosceva sempre qualcuno che conosceva, mai lui stesso. Infatti, questo è un po' il filone dello spostamento, ecco, psicologico, del transfer psicologico in un'altra persona, tipico della fortuna, uno dei mattoni tipici della fortuna di Fantozzi, assolutamente. E questa del resto era sicuramente un'osservazione di Villaggio stesso, che era una persona veramente brillante. Buonasera a tutti, grazie per essere con noi. Ovviamente Fantozzi ha preso una grande parte della carriera di Villaggio, nel senso che è andato avanti fino al 2000, insomma, con dei film che poi diventano assolutamente bypassabili, ecco, al di là che ce ne sono stati altri, insomma, dopo il secondo tragico Fantozzi subisce ancora accettabile, con qualche partecipazione esterna, però il punto è che il canovaccio rimane quello, viene adattato eventualmente un pochettino agli anni che passano. Probabilmente la sua frase, che fa sempre meno ridere perché tendenzialmente è sempre più simile a una maggiore parte degli italiani, è assolutamente degna di nota. Negli anni 80 Villaggio arrivò all'apice del successo, al di là dei Fantozzi, ed arrivò anche a quello che sono stati un sacco di partecipazioni, diciamo, con tutti gli amici dei vari cabaret e poi i personaggi classici della commedia degli anni 80, per cui infatti adesso Luca mi dice i pompieri, ma insomma grandi magazzini in cui fa robot. Arriveranno le comiche con Villaggio, più in là ne ha fatti un miliardo di film, però negli anni 70 ha avuto anche l'occasione di fare dei film un pochettino più interessanti, oltre Fantozzi, dove al di là poi dei Fracchia, che come lui diceva rappresentano, insomma, la parte nevrotica di Villaggio, di Fantozzi, all'interno di un'esperienza che è sempre quella fondamentalmente di colui che subisce. Negli anni 70 ebbe l'occasione di fare anche delle partecipazioni, però con dei registi di alto livello, in altra tipologia di cinema. Così come Salce lo era in questa tipologia di cinema, lo fece anche con commedie di altra tipologia, e soprattutto fece una partecipazione anche con un film che era con un regista e con un film che, insomma, è rimasto alla storia perché è uno dei registi più controversi, insomma, della storia d'Italia. Time keeps on flying. Think your love...
Sto parlando ovviamente di Marco Ferreri, Non toccare la donna bianca, col suo amico Ugo Tognazzi. Ci fu un sodalizio con Gassman, innanzitutto, per qualche anno. Lavorò con Nanni Loi, Sistemo l'America e Torno, una critica abbastanza sarcastica, con Signore e Signori Buonanotte, film a episodi, molto, molto interessante. Fece dei lavori con Pupi Avati, fece un lavoro in realtà con Pupi Avati insieme a Tognazzi, Il Fico Fiorone, e con Comencini, appunto, Signore e Signori Buonanotte. Iniziò anche un piccolo sodalizio con Pozzetto. I film erano leggermente differenti rispetto a quello che era l'ambiente tipico clownesco di Fantozzi e contemporaneamente di quello che era stato il primo cinema, insomma, estremamente satirico e tendenzialmente dimenticato. E molto diverso da quello che sarà poi l'ultima parte del cinema di Villaggio, che sarà la parte che potremmo chiamare d'essai, ecco, dei film Ermanno Olmi, Lina Wertmüller, eccetera. Una manifestazione di una capacità drammatica di interpretazione. Che secondo me è sempre stata un po' spezzata però dalla figura clownesca, ecco, che Villaggio è riuscito a mettere in campo e che poi probabilmente l'ha anche un po' intrappolato, considerando anche il fatto che fuori da questo ambiente, nella vita personale, Villaggio era una persona estremamente fuori dalle righe, una persona decisamente intrattabile, una persona con, diciamo, idee personali che possono essere considerate questionabili, idee al di là della partecipazione politica, a sinistra estrema, lui aveva in realtà delle posizioni e le ha espresse in maniera piuttosto chiara, tra l'altro parlando anche con quella che è stata la signorina Silvani, cioè Anna Mazzamauro, insomma, ha parlato di soluzioni relative, per esempio, agli immigrati, esprimendosi con il cinismo tipico di Villaggio, cioè gli immigrati andrebbero sostanzialmente aiutati in Africa. Questa era la posizione, anche se la posizione della Lega, e lui aveva detto anche: lo direi anche se fosse Hitler a dirlo. Hitler li ammazzava, oggi non si può, quindi più che altro dobbiamo aiutarli in Africa. E così come riguardo a questo tipo di argomento, anche il Papa esprime delle posizioni di cordoglio rispetto a quello che accade, ma fondamentalmente non gliene frega un cazzo. Al di là del fatto che, essendo ateo, lui diceva: il Papa è una persona troppo intelligente. Si riferiva a Wojtyla ai tempi, ma era una persona troppo intelligente per credere in Dio. Insomma, questa era la posizione di Villaggio, così come la posizione molto critica e criticata dall'esterno in relazione all'omosessualità, che Villaggio aveva citato più volte essere come un'anomalia genetica che va compresa fino in fondo e che fondamentalmente non può essere considerata una faccenda da trattare con leggerezza, perché è una tragedia per le persone che in qualche maniera partecipano dell'omosessualità in prima persona, piuttosto che le persone che sono familiari di una persona omosessuale. Queste sono cose che vengono citate da Villaggio in prima persona, dalle persone che lo conoscevano, così come Anna Mazzamauro, così come Gigi Reder, così come Giuseppe Natrelli, che fu il primo Calboni nei film di Fantozzi. Cose che venivano citate, così come la sua, vabbè, la tirchieria diventa una cosa che è un luogo comune riguardo ai Liguri. Per quanto concerne la disponibilità, il cinismo, la mancanza di presenza rispetto anche ai suoi stessi familiari, e tutta una serie di posizioni critiche dal punto di vista politico che lo sem sembravano farne un anarchico più che una persona posizionata a sinistra, ma un anarchico sui generis, un anarchico con una posizione, diciamo, egocentrica enorme, tutte queste cose qua tendenzialmente, quando si parla di Fantozzi, non vengono fuori. Non vengono fuori perché normalmente non sono le cose di cui si vuole parlare quando si parla di una persona che ha interpretato un clown, effettivamente. Però quel clown ha rappresentato la miseria dell'italiano e la sua mancanza di volontà di reagire, e quel clown ha messo il dito su quelli che sono i tagli della personalità dell'italiano e ha detto: voi siete questo,
e dovete rendervi conto che sì, si può anche ridere, ma lo siete anche voi, non è solamente il vicino, come diceva il nostro amico Marcello Cattaneo prima, siete anche voi, siamo tutti in queste posizioni. Questa spersonalizzazione all'interno delle mega ditte, questa ricerca assoluta del piacere all'interno di piccoli avvenimenti quotidiani che in realtà sono solamente la sostituzione di una vita reale, non doveva teoricamente fare così ridere, perché è il parto di una mente illuminata, brillante, cinica, anche un pochettino esistenzialista, ma sicuramente una mente che aveva ben idea di dove porre il dito, insomma, quando si trattava di criticare l'ignavia, l'indolenza, l'incapacità di muoversi degli italiani. Su questo non c'è alcun dubbio. Alessandro, mi dici pure la voce della Luna? Certo, anche la voce della Luna, quello arrivò quando ci fu l'incontro con Fellini negli anni 90. Con Benigni, quindi un film particolare che fa parte già dell'ultima parte della nostra serata, che è la parte in cui tutta questa personalità di villaggio rispetto a se stesso, rispetto al mondo esterno, alla partecipazione, alla socialità, diventa realtà anche nella vita familiare e in quello che sarà, diciamo, lo sguardo agli ultimi anni da parte di questi occhi, ecco, tra virgolette, demoniaci, perché fin troppo sinceri. In Death Queen Mary, recuperato da Arancia Meccanica, vediamo se YouTube ci rompe le palle per il copyright. Ho fatto un spezzoncino di 4 secondi. Comunque, se rompe le palle, chi se ne fotte? Io ho la super barba a polipo, per cui non mi rompe le palle assolutamente. Gli ultimi anni di villaggio sono anni in cui lui sparisce dalle scene. Dopo aver fatto tutta una serie di film di poco successo dal punto di vista comico, sparisce dalle scene, si rintana nella vita familiare, anche perché a metà degli anni Ottanta il problema grave, problema della dipendenza d'eroina del figlio Pierfrancesco, diventa un problema un pochettino più rilevante, a cui sembra di colpo essere un pochettino più presente, perché in realtà descritto come un padre piuttosto assente, una persona assente in generale rispetto a tutti gli affetti e non in grado di gestire la parte emotiva di tutte le sue partecipazioni. Negli anni 90 arriva l'incontro con Fellini, arriva la voce della Luna con Benigni, poi arriva qualcosa tra gli anni 80 e 90 che ha contenuti del film de sé, come io speriamo che me la cavo con Lina Wertmüller, Il segreto del Bosco Vecchio di Ermanno Olmi, Cari fottutissimi amici, che è l'ultima partecipazione con il grandissimo Monicelli. Arriva anche negli anni 90 inoltrati la interpretazione di Arpagone, quindi Molière, con Strehler alla regia, al teatro Strehler. Assolutamente, sono d'accordo, aveva il coraggio di essere autenticamente impopolare, esatto, come quella frase che disse a Fabrizio De André quando si conobbero: guarda, tu sei stronzo, gli disse, perché tu per farti vedere fondamentalmente dici le parolacce, le parolacce non le devi dire, Fabrizio, tu sei uno stronzo. Questo era un po', diciamo, nella semplicità il personaggio di villaggio, che arrivò alle ultime parti della sua vita con una grande paura della morte, con queste tra l'altro interviste meravigliose in cui descriveva addirittura l'invidia per la bellezza dei funerali degli altri, il contare quante persone ci sarebbero potute andare, la volontà di essere tumulato, o meglio, di avere i funerali in San Pietro. Un personaggio che aveva fatto, insomma, un passaggio all'interno del cinema italiano lavorando praticamente con tutti i più grandi attori italiani all'interno del comico, della commedia o della commedia mediodrammatico, del surreale.
perché insomma il Gasman, Brancaleone alle Crociate, Brancaleone alle Crociate aveva lavorato anche con il mio, diciamo, come dire, il mio idolo, mio santo protettore Gian Maria Volonté. Aveva lavorato veramente con chiunque, arrivò a lavorare appunto anche con Strehler, con Molière, ma arrivò ad avere questa impopolarità barra difficoltà nel gestire i rapporti umani e la volontà di andare a chiudersi fondamentalmente in famiglia, con un problema tra l'altro di peso e di diabete che andava aumentando, e questa paura incredibile della morte unita insomma al suo ateismo, che ne facevano sostanzialmente una preda facile di tutte quelle paure che non erano purtroppo per niente le paure del Fantozzi, perché il Fantozzi è una macchietta che fondamentalmente ha un grande vantaggio, questa è una mia interpretazione, ha un grande vantaggio il Fantozzi. Il Fantozzi è inserito all'interno di un ambiente che è come quello di un animale a scartamento ridotto in termini intellettivi, nel senso che è come se non avesse la reale cognizione del presente, del passato e del futuro, perché è sostanzialmente vive alla necessità del momento, alle piccole angherie del momento, alla risposta, alla reazione più che all'azione, mai alla costruzione, e quindi da questo punto di vista è sostanzialmente una posizione completamente opposta rispetto a un personaggio di grande sottigliezza e di grande precisione, ecco, di intuito su quelle che sono le categorie dell'animo umano, che invece era Paolo Villaggio. Quindi fra Villaggio e Fantozzi da questo punto di vista c'è una differenza che passa praticamente effettivamente tra il superuomo di Nietzsche e un australopiteco fondamentalmente. Questa paura, questa condizione, questa intelligenza, questa capacità sottile di intuire le sofferenze umane e l'ateismo, le condizioni lo portarono ad avere una paura e contemporaneamente però una gestione fantozziana della propria salute, come dissero anche i figli, si curato sempre poco e sempre male rispetto a tutte quelle che sono state le patologie, quindi fondamentalmente non è riuscito a, diciamo, vivere una vita più lunga rispetto a quella che sarebbero state le possibilità. Senza dubbio un personaggio eccezionale, senza dubbio. Io adesso, prima di farvi vedere una piccola galleria personale, vi faccio vedere il promo della botteguccia e poi tra poco andiamo in collegamento con il nostro amico Caglino. Apriamo i battenti della botteguccia dei sigilli, il true crime più sanguinario e folle, dai serial killers alle trame del crimine nostrano, le controversie della storia mondiale lette con coraggiosa oggettività. Io sono il Teo della botteguccia artistica Crack Apart e vi condurrò nei meandri della mente. Vi attendo nella botteguccia dei sigilli. Guarda Alessio, ho letto adesso il tuo messaggio che è meraviglioso, ho sempre pensato la stessa cosa, infracchia la belva umana, le parti in cui lui fa la belva umana, quelle che sono le sue espressioni, praticamente sono le espressioni di un cattivo in stile noir degli anni 30, cioè qualcosa di eccezionale, questo dà la dimensione di quello che è stato anche oltre l'Alberto Sordi di Un borghese piccolo piccolo. Proprio perché secondo me la sua vena, come dire, di maschera della commedia dell'arte è stata in grado effettivamente di andare a codificare questo tipo di espressioni che sono veramente veramente qualcosa di importante. Ragazzi, l'altra sera io vi ho presentato un libro che parlava, vi ho presentato di Carnacki, l'indagatore dell'incubo. Ho trovato sempre in questa rivendita di libri usati qualcosa di ancora più eccezionale di quei magnifici tascabili 1000 lire,
E il libro della serata è Tre casi del dottor Esselius, Joseph Le Fanu. È il primo caso di indagatore dell'incubo reale, ancora prima di Carnacki. Sono andato a cercarmelo ed effettivamente ancora prima di Oxon c'è stata questa scrittura, questo dettaglio particolare che io conoscevo dai tempi, avevo oramai dimenticato, l'ho riscovato in questa rivendita, me lo sono accaparrato ovviamente subito. Meraviglioso, ve lo consiglio perché è veramente veramente interessante. Le Fanu, tre casi del dottor Esselius. Fantastico. Adesso vi faccio vedere una piccola galleria. Fa paura effettivamente, ha delle espressioni che sono meravigliose in Fracchi e la Belva Umana, veramente. Io preparo la telefonata a lui e vi faccio vedere una mia galleria, mi raccomando, adesso sono sbarcato anche su TikTok, per cui andate a vedermi anche lì, vi faccio vedere una piccola galleria delle mie ballerine, delle interpretazioni femminili all'interno del mondo sociale, di Instagram, dei social media, eccetera, e ci vediamo fra 30 secondi perché chiamiamo Lu e sentiamo un po', perché stasera mi ha detto che c'era una sorpresa e doveva anche rispondere a un ragazzo che diceva che aveva chiesto qual era, insomma, che tipo di musica ascoltasse, insomma, nella puntata dei Mayhem, ecco, cioè qualcosa del genere. Stasera dovrebbe essere un Lu più ricco del solito, vediamo un po', intanto vediamo se mi risponde. Eccoci qua, si sta arricchendo sempre di più. L'ultima che avete visto, tra l'altro, sta prendendo forma lì adesso, che dovrei trovare il modo di illuminare, ma se no non è più l'antro della botteguccia. Quindi guardate il mio Instagram, andate a vedermi su TikTok, adesso però è il momento di sentire l'amico Lu dagli inferi e vediamo un po' che cosa avrà da dirci questa sera. Togliamo il nostro sottofondo come al solito e vediamo un po'. Io lo chiamo. Il numero è sempre quello, ovviamente. Tra l'altro il telefono lo sto rinnovando, eh? Sta prendendo pian piano colori differenti, il Devil Phone Crack Apart. Arriverà anche in versione personalizzata. Vediamo un po'. E la Lu che si dice? Sì. Beh, con te la Madonna si può dire, no? È la Madonna! Tra l'altro, stasera stiamo parlando di Villaggio, quindi... ci stai guardando dall'inizio. Va bene, dai, allora, ok, te li metto subito in comunicazione. Eccoci qua, vai Lu, vai. Vai Lu! Ciao Teo, buonasera. Non so se senti, ma qui stasera piove. Tu mi chiederai com'è possibile che piova. Ho deciso che dovrà piovere, perché... come a te, anche a me piace la pioggia. Tra l'altro volevo rispondere all'ascoltatore dell'ultima trasmissione. Il mio gruppo preferito è e rimane Black Sabbath, sempre e comunque. Sto aspettando Ozzy, tra l'altro, ma siccome l'inferno è ripetizione, come tu saprai, già lui è abbastanza ripetitivo nelle sue movenze e tutto, essendo il numero uno, francamente non penso che lo metterò a patire in nessuna maniera, anzi me lo tengo di fianco, pacche sulle spalle alla grande, veramente. Questa sera, bella trasmissione, apprezzo molto, anche se la maggior parte delle persone non comprende probabilmente la profondità del dramma, insomma, ne abbiamo parlato, molto bello. Tra l'altro volevo farti fare un saluto speciale stasera, va bene? Va bene Lu, va bene, sì, me l'avevi preannunciato, ma proprio così a sorpresa.
Va bene, dai, aspetta. Va bene, vai, sentiamo, sentiamo. Ma... Ah, per email, fantastico, ok. Vai, vediamo, vediamo, ti ascoltiamo, ti ascoltiamo. Vi ascoltiamo. Buonasera a tutti. Ciao, sono la contessa Elisabeth. Io voglio i tuoi gatti, sai. No, i miei gatti. Qui posso sognare finalmente in questo mare di sangue. Lui mi ha consentito di avere un mare di sangue tutto per me. Del resto, lì da voi c'è chi ruba terra e terra sua devombre. Io qui ho la mia vasca da bagno enorme. Me la sono conquistata con la mia vanità. Un abbraccio a tutti, a presto. Ma è fuggì la contessa Bathory. La contessa Bathory, ragazzi, quella che ha fatto sgozzare e tagliare a pezzi centinaia di giovani per poi di giovinette per farsi il bagno nel sangue e tenersi giovane, 400, eccezionale. Cioè, personaggione veramente stasera. Va bene, Lu. Altre due, vuoi dire due robe? Eh sì, che poi chiudiamo, che abbiamo fatto l'ora. Va bene, dai. Va bene, così li saluti, dai. Eccoci qua, dai. Guarda, a me la cosa che piace di più è che probabilmente un sacco di ignavi, quelli che non hanno il coraggio di fare nulla nella vita come i fantozzi, pensano di qualche maniera di andare in paradiso. Ecco, ve lo dico, no. Se state a non fare nulla e ad aspettare le pedate dei cosiddetti potenti, vi troverete probabilmente con gli stessi potenti e io ve la faccio scontare, vi metto gli stessi potenti a darvi le pedate anche qua giù da me, quindi Giusto. regolatevi. Dai, Teo, devo scappare e fammi sapere insomma quando è che ci sentiamo per la prossima volta e quale sarà il prossimo contenuto. Passate tutti una buona serata e le domande sono ben accette. Mi piace questa partecipazione. E te credo. Passate una buona notte. Sei un paraculo, Lu. Va bene. Va bene, dai. Dai, ciao ciao. Sì, passa una buona serata. Com'è umano, dice Luca. Com'è umano Lu. Va bene. Ciao ciao Lu. Ok. Ciao ciao. Oh, ragazzi, la contessa Bathory. Cioè, abbiamo parlato anche con la contessa Bathory. Cioè, io non so veramente che dire di più. Vediamo se la prossima volta ci passerà. Comunque, vi ha invitato anche a fare delle domande. Che dire, non tiratevi indietro. Io sono, insomma, ce l'abbiamo fatta, abbiamo tirato l'ora, abbiamo fatto una collezione di piccoli dettagli, insomma, su quel demonio di Paolo Villaggio, magari avremo modo di approfondirli. E mi raccomando, il libro della serata, io vi ricordo sempre che se avete un dettaglio, un killer, un argomento che volete propormi, lo attendo e lo vaglio volentieri perché è grazie a voi che facciamo questa cosa. Siamo arrivati alla fine, ovviamente si arricchirà sempre di più pillole, il canale, ce ne sono già due o tre in arrivo, pillole della botteguccia, piccoli argomenti, piccole riflessioni, piccoli scleri, piccole rotture di coglioni in relazione alle cose fin troppo banali di questa realtà. E ci vediamo in linea di massima domenica. Alessandro, sì, il sigillo è quello del demone salomonico Andromalius. Ora, ragazzi, io sono contento, grazie per l'interazione, sono contento anche insomma, per questo nuovo collegamento in serata e vi do l'appuntamento a domenica, probabilmente, altrimenti se slittiamo ovviamente avrete tutte le informazioni necessarie per preparare una puntata speciale perché la prossima sarà il numero 10. Che dire, vi ringrazio, io sono Teo Crackapart, grazie mille. Passate una buona notte, questa sera abbiamo passato una bella serata con quel demonio di Paolo Villaggio. Grazie mille, buonanotte a tutti.